Nostro ospite attuale, Mattia Spanghero, per parlare un po' di criptovalute. Ciao Mattia. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno Mattia. Bitcoin ha ripreso appeal, sta volando, l'abbiamo visto ieri in area 11.000 addirittura. Quindi, dalle tue ipotesi, dall'ultimo collegamento, l'ipotesi rialzista che avevi, praticamente giusta. Adesso ecco, guarda che apprezzamento addirittura oggi sta volando più 10% il Bitcoin, Mattia. Assolutamente sì, l'idea è stata giusta. Quello che va rilevato sicuramente è che c'è una dominance molto molto importante di Bitcoin, quindi questo fa sì che prenda molto forza rispetto alle altre. Quello che però c'è da dire è anche che nonostante questa dominance molto forte, non stanno perdendo terreno rispetto alle valute tradizionali, le altre cripto. Quindi vuol dire che sta aumentando la capitalizzazione. Ed è questo un po' lo studio, diciamo, la cosa su cui volevo porre il focus oggi, che magari non ne parliamo tanto, però sicuramente se sei d'accordo io ti condivido lo schermo Sì, e facciamo un commento su volentieri, questa cosa. volentieri, perché oggi è una giornata importante. Guarda, il problema adesso sta esplodendo in questo momento. Guardiamo su un grafico Sì. a 15 minuti, c'è cioè proprio a PIL, i volumi sono forti, un delta positivo dell'88 vuol dire che stanno spingendo. Eh sì, allora dovresti vedere il mio schermo. Sì, perfetto. Allora, qui sto usando CoinLib perché lo ritengo uno strumento molto più performante rispetto a CoinMarketCap, sia questo che BitGur. Allora, se vai a vedere, qui ovviamente abbiamo dei rialzi molto molto importanti dopo una piccola fase di storno, ma sono diffusi. Guarda Ethereum è andato a fare 345 di media. Bitcoin abbondantemente sopra i 12.000, Ripple va a rivedere area 50, comunque con un più 6, Bitcoin Cash alza la testa, Litecoin un po' più al palo, perché è quella che ha corso di più, con un circa 5% di rialzo, e ovviamente la stablecoin legata alla valuta tradizionale, tra virgolette, preistorica, è l'unica che perde, in un paniere dove le prime 11 sono comunque strapositive. Quindi questo fa sì che e effettivamente non stanno togliendo non stanno togliendo al mercato delle cripto, ma stanno semplicemente continuando a immettere liquidità. Questo è un parametro molto interessante che volevo analizzare assieme a te, Sì. Sì, il grafico della capitalizzazione. io Ok? scommetto che però conoscendoti nella candela prendiamo a 15 minuti, il 25.06 alle 14.15, qui c'è stato un pattern importante, eh? So che tu segui queste varie tipologie di Sì. grafico, è stato veramente un rialzo, qui potevi cavalcarlo, l'hai cavalcato, non lo Assolutamente so. sì, noi siamo pesantemente long fino a 10.004 abbiamo accumulato, quindi adesso siamo proprio pieni e non abbiamo più, tra virgolette, euro disponibile, tutto full invested, quindi quello che adesso per noi è cavalcare. Ovvio che alcuni take profit sulle alt sono scattate. Qui era un'occasione importante per riposizionarsi, come dici tu, H4 ha fatto questa candela qua, che era proprio pam, una candela a forza, andiamo veramente a smontare i 12.000, li impacchettiamo e andiamo verso i 12.600, con un incremento di volumi abbastanza importante. Questo è quello a cui tu ti riferisci, presumo, su Sì, Bitcoin 0. Quella delle due, in effetti, lo dimostra, qui stanno sganciando dei numeri importanti. cioè se tu, noi lo vediamo in un'ottica weekly, quindi settimanale, l'attacco ai famosi massimi non è così irrisorio, eh? Questo è Ce n'è Daily, guarda. voluto del tempo, però c'è da darti atto che eri l'unico a dare fiducia a questa Sì. cripto. Qua è stata l'area, il periodo, diciamo, no? Se ti ricordi, fino ad aprile, un po' dello sconforto dove non c'erano neanche i volumi. Adesso lo sto vedendo daily, no? Sì. In Weekly, base a quello che mi hai detto. Qui metti un grafico settimanale. non so se ce l'ho qua. No, posso mettere massimo 3 days. Vabbè, comunque dà abbastanza l'idea. Sì. Siamo a 12 metri, facciamo un'altra giornata così e arriviamo ai massimi. Capito, qui comunque lui era in difficoltà anche come volumi. Qua la ripartenza dei volumi, vediamo proprio su weekly che il trend è nettamente, nettamente rialzista. Questa qua è stata, io infatti l'ho individuato questo triangolo.
è stata una shadow importante, c'è stato un aumento di volumi e qua siamo andati a prendere di forza l'area 6.000, nel senso che ci siamo andati sopra, ma ha fatto dopo una giornata di acquisti, ha ricaricato un po', appena è sceso l'hanno ricomprato. E infatti se lo vediamo, se lo rivediamo daily, a me piace molto operare dove ci sono, diciamo, i grossi volumi, dove si formano delle grosse shadow, vuol dire che ci sono gli automatismi dei grossi che comprano. Vediamo che da quest'area dei tra i 6 e 7 mila, dove sono scattati dei buy importanti, non ci è più sceso, Alex, non ci è più sceso. Quindi effettivamente ce ne sono tutti noi, tra l'altro siamo sui massimi. Siamo qui, non c'è neanche più spazio nel grafico. Sì. Quindi da lì c'è stata solo una salita, quindi è indubbio che il mercato abbia forza. E quello che si evince a conferma della cosa, questa è la capitalizzazione del mercato nell'ultimo anno, ok? Qui, diciamo da dicembre, sono stati tolti parecchi soldi, addirittura con questo minimo, che è stato a gennaio, sono stati tolti parecchi soldi al mercato delle cripto e non sono stati messi. Qui hanno iniziato proprio, voi la notizia di Facebook, voi la notizia di future, voi le varie mass adoption, l'esposizione anche mediatica di certi personaggi, e qui è iniziato a aumentare la capitalizzazione. E quello che vedo è che la capitalizzazione è sempre in aumento, non molla. Cioè in questi giorni continuano ad esserci iniezioni di liquidità sul mercato cripto. Se andiamo a prendere quello che è successo, diciamo, dall'inizio, ok, si va un po' a ridurre la sfera d'azione, qui possiamo vedere come rispetto ai massimi, diciamo, quando Bitcoin faceva 20.000, la capitalizzazione era 822 billion, ok? Sì. Qua siamo scesi, però negli ultimi giorni continuiamo ad aumentare, ci continua ad essere l'emissione, perciò io dico, se anche dovessimo arrivare a questo livello qui, che potrebbe essere circa abbastanza lontano da quelli che sono stati i massimi, però quasi un 30-40% in più dove siamo adesso, non oso pensare dove possono essere i prezzi. Questo che mi fa pensare ad una forza, forse se vogliamo neanche molto sana, perché ci vuole ogni tanto anche tirare il fiato, però non possiamo neanche essere ciechi di fronte a un mercato che fa questi numeri qua. Con capitalizzazione in aumento abbiamo una media di rialzo dell'8-10%, e quindi c'è da cavalcare l'onda, sicuramente c'è da cavalcare l'onda. Bene. E cercare quello che è meno low gain. Bene, ci sono tante parecchie domande, tentiamo di farle. Certo. Step by step, allora Ethereum, IOTA, anche Monero nel medio lungo, facciamo Ethereum, livelli, supporti, resistenze, IOTA idem e Monero. Ok, allora IOTA innanzitutto io comunico, l'avevo detto l'altra volta, non so se magari, comunque lo ridico, l'80% della mia posizione IOTA per il medio lungo è stata venduta per cavalcare l'onda di Ethereum, Bitcoin, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, ZEC, Monero, insomma diciamo era la più low gain. Quindi io rimango esposto con il 20% su IOTA, pronto anche a ricomprare, perché IOTA è un'idea di lunghissimo. Quindi il mio primo target rimane comunque un dollaro e poi può arrivare anche a tre in base a quelle che saranno le notizie. Però personalmente ho ridotto la mia esposizione dell'80% su IOTA per cavalcare ovviamente altre coin che sono sicuramente a gain più alto. Per quanto riguarda Ethereum, io non cambio la mia view del mio primo target dato dall'anno scorso, che era $400, e ci sta arrivando pian piano. E 2,90 ci sono le nostre trappoline, 2,91, e 301, e poi anche qualcosina, quelle sono, diciamo, il grosso, dove se storna potrebbe appoggiarsi, ma dubito, altrimenti anche l'area di 315-317 è un'area interessante, perché lì hanno riniziato gli automatismi, quindi magari anticipandola con un ordine a 318, se dovesse stornare lì si potrebbe ricomprare bene. Per quanto riguarda il resto, noi siamo posizionati già da un po', quindi raccomando di usare il take profit, usare il trailing, lo spiego magari velocemente se qualcuno lo sa, quindi alzare, muovere il take profit a seconda di quanto si alza il mercato, quindi il nostro gain aumenterà a seconda di quanto sarà il movimento rialzista del mercato, noi andremo a spostare l'asticella per poi incassare quando storna ed essere già in macchina con il take profit. Quindi questo è quello che consiglio. E quindi c'erano IOTA, Ethereum e Monero? E Monero nel medio lungo.
Ok, allora Monero oggi è un po' debole. Ieri sono scattati due take profit, ne avevamo prese un po' su Bitfinex. Oggi Bitfinex è in manutenzione per un po' di ore, quindi sta un po' perdendo, ha perso 6,21. Sicuramente 100 è un'area forte, perché ci è andato sopra con volumi. Come prima base di acquisto, 100 dollari, quindi 101, 101,50 potrebbe essere un buon buy per Monero. Poi l'estensione eventuale di debolezza, perché bisogna sempre vedere anche la correlazione con Zcash, l'estensione potrebbe portare all'area 92. Però queste due qua, secondo me, possono essere due buy area interessanti, soprattutto 100, perché corrisponde anche a un supporto psicologico. Bene, Tina, grazie per il tua intervento, grazie per questa informazione. Vedremo la settimana prossima dove ci ritroveremo con le cripto, sarà interessante. Sì, settimana prossima io non ci sarò, mi prendo una settimanella, vado in un bel posto con l'aereo, quindi non porterò il PC, perciò speriamo, insomma, che le cripto risentano della nostra energia positiva, perciò ci rivediamo dopo il 6 luglio. Perfetto, va bene. Quindi colgo l'occasione per salutare te e tutti quelli che ci seguono, che saranno, diciamo, senza di noi per una settimana. Va bene, grazie Mattia, buone vacanze, ci vediamo al tuo rientro. Grazie, ciao Alex, ciao a tutti. Noi andiamo